Ciao ragazze, oggi è video tag ed è tutte pazze per la spesa. Ho visto fare questo video da Badda Fashion, che poi ha taggato anche Andy Chelinia, e poi l'ho visto girare sul web. Mi è piaciuto davvero tanto perché a me piace la cucinare, mi piace il cibo, mi piace la cucina e quindi ho detto perché no? Quindi iniziamo subito e sono 15 domande e la prima domanda è: quanto ti piace fare la spesa da 1 a 10? Allora, mi piace fare la spesa perché mi piace comprare cose intelligenti, nel senso guardare bene negli scaffali, guardare cose, quindi devo dire che mi piace. Non mi piace tanto quando c'è tanto casino, quindi da 1 a 10 darei un 8,5. Quante volte alla settimana fai la spesa? Allora, in realtà la spesa grossa la faccio una volta ogni 2 settimane, però capita di andare al supermercato una volta alla settimana a prendere comunque frutta, verdura, perché quelli preferisco prenderli poco per volta ed eventualmente magari integrare qualche piccolo prodotto, ma comunque spesa grande ogni 2 settimane e spesa piccola una volta alla settimana. Terza domanda: quali sono i supermercati che ti piacciono di più e quali ti piacciono di meno? Allora, io ho un vizio, abitudine, nel senso che mi piace fare la spesa in diversi supermercati perché trovo che alcuni prodotti siano buoni magari solo in uno, altri solo nell'altro. Quindi non ho dei preferiti e dei bocciati, chiamiamoli così, perché comunque in tutti boccio dei prodotti e in altri no. Diciamo che quelli che mi piacciono comunque di più sono l'LD o MD, che comunque è veramente un piccolo supermercato ma che mi piace davvero tanto. Poi mi piace l'Esselunga, il Bennett e il Famila. Che mi piacciono di meno, ma in realtà ripeto è relativamente meno, credo sia il Punto Sma, si chiama i Giubilli, e il Sigma, che non mi fanno impazzire, però vabbè, insomma, voglio dire, niente di che. Quarta domanda è: fai la lista? Allora, sì, faccio la lista ma non la uso, nel senso, faccio la lista man mano che mi manca qualche prodotto in cucina, finisco l'olio, prendo un foglio di carta e scrivo olio, oppure appunto il giorno dopo finisce lo zucchero e me lo segno. In realtà me li ricordo tutti, quindi non ho bisogno della lista quando vado al supermercato, però cosa succede? Prima di arrivare alla cassa la rileggo velocemente giusto per ricordare o vedere se ho preso tutto, ma non la uso col carrellino tipo... anche perché secondo me uno deve seguire poi il percorso del supermercato, altrimenti magari scrivi una cosa che sta all'inizio, poi quando sei alla fine devi tornare di lì e diventa un casino. Poi vai da sola o con qualcuno? Dipende, nel senso che magari solitamente vado da sola, ma per questioni di comodità e praticità, perché giocarsi magari un pomeriggio solo per andare a fare la spesa con qualcuno, insomma, la trovo un po' uno spreco, però insomma dipende, sono volte che vado con qualcuno e volte che vado da sola. Hai un giorno fisso? No, non ho un giorno fisso perché appunto dipende da quando sono libera o da quando non ho impegni. Non ho mai fatto la spesa tutti i lunedì, tutti i martedì, mai. Sono sempre andata al bisogno, magari, ok, non sono ancora finita le 2 settimane, devo fare la spesa, ok, vado. Fai tutte le file per guardare i prodotti o vai direttamente a prendere le cose che ti servono? Allora, devo dire che mi piace fare tutte le file e controllare i prodotti, perché mi piace leggere le etichette, gli ingredienti, cosa contengono, oppure scoprire prodotti nuovi, vedere gli utilizzi, eccetera, eccetera. Ovviamente non lo posso fare sempre, quando ho tempo lo faccio. Tra l'altro mi piace sbirciare proprio all'interno degli scaffali, guardare, perché non so se avete ben presente la logica dei supermercati. Spesso magari i prodotti più comuni o di acquisto maggiore si trovano nella fascia centrale, quindi quelli che tutti acquistano perché è appunto di uso comune o i più venduti, mentre sopra e sotto si mettono delle volte dei prodotti che vengono acquistati di meno o che hanno una visibilità minore, quindi a me piace a volte proprio spulciare quelli lì. Poi vediamo un attimino, domanda numero 8. Ti piace ricevere i volantini per vedere le offerte? Relativamente, perché spesso a volte guardo le offerte, ma non ho il tempo fisico magari di andare ad acquistare, quindi sì, è interessante, ma trovo più, personalmente lo trovo più uno spreco di carta, magari perché non riesco
poi mai ad andare a prendere l'offerta, quindi non più di tanto. Preferisci i grandi ipermercati o i negozietti al dettaglio? No, decisamente i negozietti al dettaglio, mi piacciono molto di più, mi piacciono anche i piccoli negozietti come può essere, comunque appunto vi dicevo, l'LD, Natura sì, mi piace tantissimo, piccolini perché trovo i prodotti migliori tra quei pochi del settore, cioè tipo... Ipotesi, devo prendere una tipologia di pasta, se io vado al reparto pasta dell'LD trovo 15 tipologie e quindi faccio in fretta a guardarle e a sceglierle. Se vado all'Esse Lunga trovo 800, ora che le passo tutte, non insomma, avete capito, quindi piccolini. Decima domanda, cosa ne pensi della possibilità di fare la spesa online? Hai mai provato? Sì, allora, penso che sia una geniata pazzesca. Ho provato, ma... mi piace comunque di più andare all'interno del negozietto. La trovo comunque una geniata perché, tipo, spesso io ho fatto la spesa per mia nonna, gliel'ho fatta arrivare a casa per non farla uscire, magari in inverno con la neve, dicevo ok, ti faccio la spesa e ti arriva a casa. Ma io personalmente preferisco andare in negozio, guardare, vedere, anche se devo dire che spediscono anche frutta e verdura freschissime, non ho mai avuto problemi, però... personalmente preferisco andarci direttamente. 11. Stai attenta a raccogliere il coupon? No, non sto attenta, dico la verità. Magari poi me li dimentico anche a casa, quindi no, non, su questo punto di vista no. 12. Compri molti prodotti bio? Sì, ne compro parecchi, compro veramente tanti prodotti bio che trovo ormai in tutti i supermercati. Mi piace l'idea di poter mangiare qualcosa di più sano, magari di più salutare, anche se, ok, ci sono tantissime polemiche in merito dove si dice ma poi è stato coltivato su un terreno che magari era contaminato da altro, però diciamo che io ci provo a mangiare sano, poi quello che ci sta dietro purtroppo non lo sapremo mai. 13. Preferisci comprare cose di marca o tarocche? Cosa sono le cose tarocche al supermercato? Non ho mai visto marche tarocche. Ah, forse quelle che imitano i prodotti di altre marche. No, allora diciamo che... oddio, che... non so, nel senso, di tarocco non mi pare di aver mai preso nulla in particolare. Magari capita di prendere prodotti a marchio del supermercato, ma non so. Se sono tarocchi quelli, allora sì, ma... oddio, non capisco la domanda. Comunque no, prendo a volte prodotti a marchio del supermercato, a volte prodotti di marca, dipende da che tipologia di alimento è. 14. Quanti centri commerciali ci sono nella tua città? Oh mio Dio, non sono tantissimi, quindi non saprei dirvi un numero esatto, sono veramente tanti, una città grande, quindi una metropoli, cioè di tutto e di più, il numero non ve lo so dire esatto. E poi infine, ultima domanda, chi tagli e taggo? Vivian Fly, Lilla Cupcake e Kravis Girl, perché sono curiosa di scoprire le risposte a queste domande direttamente da loro. Io spero appunto che il video vi sia piaciuto, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo ai prossimi video. Ciao!